Da Radio Speranza va ora in onda Fede Oggi, a cura di Don Peppino Femminella. La celebrazione del Sinodo dei Giovani, recentemente conclusa, e l'imminenza del Natale ci invitano a rivolgere con maggiore puntualità l'attenzione sull'uomo, un uomo che oggi pare, diciamo, sbandato, anche se è un termine un po' forte, un uomo che tende a perdere la sua identità, almeno nel significato tradizionale, un uomo che è molto proiettato verso il futuro, ma di quale futuro si tratti non si capisce molto bene, i tratti non sono molto ben delineati. E allora ecco, ci rivolgiamo verso Gesù, l'uomo che è più uomo di tutti gli altri uomini. E questo non per restringere la concezione dell'uomo o mortificare la sua identità, ma al contrario per allargarla, per arricchirla, per proiettarsi verso un orizzonte che è comunque sempre da conquistare e neppure con tanta facilità. Quindi di quale uomo si tratti? Il Concilio Vaticano II ha detto che la verità sull'uomo ce la rivela Gesù Cristo, Gesù di Nazareth. Ecco, però può diventare e rimanere anche un'etichetta questa quando non viene sviluppata secondo proprio le linee del Concilio. Quindi cerchiamo di avanzare, di andare, ma con la consapevolezza dei traguardi da acquisire, o comunque soprattutto con la consapevolezza di non ripetere errori che purtroppo è capitato di commettere nei periodi precedenti. Certamente l'uomo non è una macchina, quindi è sempre soggetto a variazioni, a cambiamenti, ad approfondimenti della propria identità, però sempre nel positivo. Ecco, invece magari nella cronaca anche quotidiana rileviamo che l'uomo può commettere anche perfino delitti orribili. Ci sono poi problemi che riguardano popoli interi. Ecco perché si tarda tanto ad arrivare a delle conclusioni. Ecco, per esempio, il problema della fame. Sono anni, 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 se ne parla all'ONU, ci sono iniziative molto apprezzabili che però non arrivano mai, non approdano mai ad una soluzione, non diciamo definitiva perché probabilmente non c'è, ma ad una soluzione degna che riguardi veramente la capacità di affrontare dei problemi di una emergenza drammatica. Qual è l'uomo, di quale uomo si tratta? E abbiamo l'Europa, diciamo vecchio continente, che viene attanagliata da problemi di tipo esistenziale, soprattutto nelle nazioni più progredite, e quindi ci poniamo il problema del perché questi problemi di tipo esistenziale sono arrivati a diventare delle volte perfino un'emergenza. Quando abbiamo una medicina pronta ad intervenire, quando abbiamo un progredire scientifico molto apprezzabile, quando non abbiamo più problemi che ci attanagliavano nelle epoche precedenti, il problema della fame, dell'analfabetismo, il problema di sconfiggere malattie che francamente sono sconfitte, però ogni tanto si riaffacciano, ma il problema proprio di un uomo che pare scontento del suo vivere nella quotidianità e anche nella sua incapacità di proiettarsi verso un futuro che pare indeterminato, un futuro che qualche volta dà perfino angoscia. E per futuro non intendiamo tanto il fatto che andremo a conquistare Marte o andremo chissà da quale parte dell'universo fra un po' di anni. E il problema è che proprio dentro l'uomo c'è una specie di malattia, forse determinata da uno spirito vecchio, incapace di rinnovarsi. C'era un romanzo, uno scritto di tanti anni fa, di Giuseppe Berto, che parlava appunto di quest'uomo malato dentro, malato della incomunicabilità, malato dell'angoscia,
e quindi incapace di avere uno sguardo sereno, aperto verso l'orizzonte della vita. Ecco, noi dobbiamo recuperare non un clima da incoscienti, ma nella piena coscienza delle responsabilità che ci riguardano, guardare al futuro e prefiggerci di raggiungere nella dignità degli orizzonti che appaghino l'uomo, lasciando sempre aperta la porta verso nuove conquiste e di ordine interiore e anche di ordine oggettivo. Ora facciamo un breve intervallo. Allora non vogliamo rimpiangere alcuni periodi in cui probabilmente c'era una beata incoscienza, quindi si guardava con una pace infinita la natura, la si contemplava, ci si riteneva appagati e non si ricercava altro. Oggi sappiamo bene che la natura dell'uomo è composita e fatta di tante cose, ma c'è un punto che ricerchiamo magari anche qualche volta con una certa, non diciamo confusione, ma certamente con termini non precisi, ma c'è qualcosa che ci appaghi, che ci renda conto della realtà, che dobbiamo vivere in maniera dignitosa, oppure sembra prevalere l'affanno che si traduce perfino in angoscia, e sembra prevalere l'incerto del futuro, forse perché vogliamo troppo, forse perché vogliamo tutto, perché forse abbiamo esaltato e dilatato, amplificato il ventaglio dei desideri, e perché andando avanti vediamo che le prospettive aumentano sempre di più, potremmo fare mille cose, desiderare mille opzioni, e il fatto di desiderarle tutte crea degli scompensi nel campo dell'equilibrio, e la tecnologia ci offre orizzonti veramente sconfinati, ma quello è il traguardo che deve raggiungere l'uomo, oppure la capacità di guardare dentro, col pericolo magari però di isolarsi dalla realtà. È questo famoso Dio la meta dell'uomo, oppure la meta dell'uomo è un altro tipo di uomo che ci dà qualche cosa sempre in più nei termini di novità, per cui acquisito un traguardo ne desideriamo subito un altro. C'è qualche cosa che ci dia finalmente la pace? Sembra molto difficile acquisire questo traguardo. Nell'imminenza del Natale, dicevamo all'inizio, l'uomo dovrebbe cercare quello che ha già trovato. Quello che ha trovato dovrebbe continuare a cercarlo però nella pace. Perché è vero che dobbiamo raggiungere orizzonti sempre nuovi, ma con la certezza già di aver acquisito delle cose piene di valore, piene di bellezza,
che siano appaganti, che però non ci precludano di andare verso altro, un altro non ancora definito, però una base ce l'abbiamo. Ecco allora questo rincorrere il tempo, questo tempo che non è mai sufficiente per fare tutto, questo voler fare tutto, e il fatto che abbiamo proiettato anche sui bambini, i quali sono impegnati molto durante la settimana in tanti tipi di attività, e questo crea nevrosi. Dovremmo imparare a fermarci, ecco, su alcuni valori, a renderci conto che l'uomo non può raggiungere tutto, perché il tutto, oltretutto, indefinito, è un tutto che ci angoscia. Accontentarci? Probabilmente un termine riduttivo, però vediamo che dei popoli che vivono sopra le montagne, tipo Tibet, oppure sulle Ande, magari vivono anche nella semplicità, comunque accompagnata dalla pace, e noi che invece in queste megalopoli sempre molto affollate dobbiamo rincorrere i tram, i metro e altre cose, e vivono sempre con l'orologio in mano, col timore di perdere l'ultimo viaggio, l'ultima opzione e l'ultimo incontro. Ecco, un uomo che dovrebbe ritrovare questo equilibrio dentro e proiettarlo poi nel mondo che frequenta. Invece c'è questo fatto che della incontentabilità che ci spinge in avanti, ma a livello di nevrosi, il desiderio di arrivare, di fare di più, di fare meglio, è più che legittimo. Il desiderio di fare tutto non è legittimo, perché è veramente alienante. A risentirci. Da Radio Speranza abbiamo trasmesso Fede Oggi, a cura di Don Peppino Femminella.